Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Uscita del forno, come potete vedere il pane e si cuoce col calore, il calno, quindi utilizziamo molto metano, circa 30.000 kg di pane al giorno e 40.000 metri cubi di metano l'anno, che è il momento dolens della discussione. Negli ultimi mesi siamo di fronte a una tempesta, perché come possiamo vedere immediatamente i consumi tra luglio 2021 e luglio 2022 sono passati da 12.291 a 93.584. E ancor peggio pensiamo a prezzi che stiamo guardando in questi giorni, dove ancora ad agosto ci aspettiamo una bolletta che non andrà a meno di 140.000 euro. Perché il prezzo a luglio 2021 era 0,18, a luglio 22 era 1,83 e oggi a 2,7 euro a metro cubo. È cresciuto 15 volte. Questo mette a dura prova l'esistenza di un'azienda che ha 100 dipendenti. Se io pensassi a trasferire questi costi sul pane, dovremmo vendere il pane a quanto? A 8 euro al chilo. Questa è la ricotta, fino a qualche mese fa era un prodotto che aveva un basso costo di produzione, ma che oggi è diventato invece un prodotto con un altissimo costo di trasformazione. Fino a qualche mese fa il costo era sulle 2,50 euro al chilo, oggi siamo già arrivati a 3,50-4 euro al chilo. Ecco. Come vedi, in tutte le coperture abbiamo cercato di utilizzare i pannelli del fotovoltaico, nonostante i pannelli sono schizzate le tariffe. Tu devi pensare che noi produciamo energia, la immettiamo sul mercato e la vendiamo ad Enel a circa 0,15-0,20 e invece poi la ricompriamo a 0,45. Questi consumi energetici di luglio del 2021, 3.500 euro circa. A luglio del 2022, stesso periodo, stessa produzione, 13.100 euro circa. Si tratta di una speculazione che danneggerà le nostre attività e con il rischio di danneggiare anche il patrimonio personale e quello dei miei figli. Allora, vediamo se...